chef Salve Ruffi, ancora ciao. Dallo chef Ruffi, sì, questa che c'è, volta la voglio pistola, presentarvi che c'è il ad altissima richiesta una ricetta sì, mondiale. La mela, che re? Le penne Alfredo. Alfredo. O Alfredo, non si capisce bene come l'hanno fatta la prima volta. C'è chi dice che deriscono da un uomo veniscono. Chiamato Alfredo e c'è chi dice che è stata inventata nelle parti più fredde dell'America. Dell'America. E l'americano Alfredo, loro dicono Alfredo. E la gente mamma mia, che pronuncia! Alfredo comunque, non interessa, è un po' come i biscotti. Chi li chiama taralle, chi li chiama biscotti, chi li chiama biscotti. Esatto, i taralle e biscotti sono uguali. Usiamo quelle usate, un peperone rosso versatile, olio di oliva VPS, VPS della vodka, che significa? Il mio famosissimo misto. Mi piace di, i due pepi. Due pepi. Pepi e glutammati. Prendiamo un peperone. Un peperone. Lo facciamo in felle. In felle più o meno uguale. È italiano felle, effettivamente. A più o meno punto, uguale non siamo. Prendiamo proprio una padella e andiamo preanze. A no, ma non l'ha fatto per riscaldare. No, ma questo è dove fare preanze riscaldate, sono chef. Padella calda, se no. Aggiungiamo l'olio. Aggiungiamo l'olio. Semplice. Cub. Sbotterete e parlerete male lingue, ma questa ricetta più bello, semplice. 2700 non gradi. Aggiungiamo io ho detto che lei la fornace. 3005. A bello. Soffriggere. Soffriggiamo. Per far punto su una cosa, io lo dico e lo affermo, sono chef Ruffi, chef VIP. Lo sappiamo. E sono lo chef, più famoso d'Italia. Va bene, ma chiunque mi voglia sfidare, ma non bivellini come bivellino. La maggior parte che mi scrivono, sono aperto. Aperto. Anche ai top chef, a chef famosi. Assolutamente. In una stanza chiusa, cuciniamo. Chiusa. Diamo la ricetta che facciamo ad occhi chiusi. Sì, ad occhi chiusi. E vediamo chi si lamentano di più sulla vostra o sulla mia. Mamma mia, no, e dopo questo guanto di sfide deve essere accolto. Cioè, a questo punto, quando vedete che da Margaret Miss Vallea, i peperoni sono fritti e hanno preso il sapore, andiamo ad aggiungere 30 secondi sapore. Che cosa? Sale, pepe e prepre Smirnoff alla vodka, un tocco professionistico la vodka. Guarda, adesso sì che l'incendio adesso sì che dobbiamo chiamare i pompieri, bellissimo. Sfumiamo, guarda quanti brodi d'acqua là sopra. Questa ancora una volta questa è dico, le ricette devono essere veloci. Devono essere veloci. Veloci. Fatto questo, una volta sfumato, sì. Andiamo ad aggiungere la versatile. La versatile, ecco. Questo non è un docco di versatile, questo è proprio un bicchierone. Prezzemolo fresco. Prezzemolo fresco. Poi ci mettiamo. A questo punto le penne. Io vado a senza inchiostro. Le penne. Le penne, solo l'involucro di plastica. Questa ricetta c'è chi mette il pollo, c'è chi mette la carne. La carne, io il metto topo. Del prosciutto. Il prosciutto che semplice. Compro già tagliuzzato. Guardate la bellezza del già tagliuzzato. Questo qua sì. È un piatto che neanche se mai lamentato nessuno. Mai lamentato. Cosa ci abbiamo messo? Tre o quattro perché minuti. Non è più tornato, cioè non c'è le penne Alfredo sono pronti. Alfredo, cara madre lingua, sono la gelosità nei miei confronti è forte, assai, ma non abbatto. È assai, chef, perché la purtroppo gelosità. Purtroppo per te, la gente che mi ama è di più che la gente che non mi ama. Hai ragionissima, noi ti amiamo tutti quanti, ma le male lingue quella punto, non le penne Alfredo, non smettono mai. Le penne Alfredo, a vostro piacere, sono pronte. Sono andiamo pronte. Ad impiattare. A me piace al tiepido, se non sono c'è piatto, brucia. A vostro piacere. A posto piacimento, no piacere, come non cambiamo i termini, insomma. Ma quelle cremine da un lato io sono sempre. Finisco sì, con un colpo al cuore. Voilà, signori e signori, bello. Queste qua sono le certo. Mie pennette. E cosa c'è di me? Ancora una volta Alfredo o Alfredo, ma non che si cosa sa c'è la pronuncia. Comunque non si in Italia però. Diciamo Alfredo. Andiamo all'estero e diciamo Alfredo, come dicono all'estero, volta, voce, Alfredo, di ma ci sentite la sua pronuncia di voglio bene, chef Ruffi. Sì, ciao.